Grazie Presidente, grazie di aver accolto il nostro invito alla convocazione di questo Consiglio straordinario e grazie soprattutto per aver condiviso la gravità del momento e l'importanza dell'argomento che abbiamo oggi in discussione in Consiglio regionale. Credo anche che la richiesta di convocazione di questo Consiglio regionale esprima una visione quasi profetica, perché quando è stata annunciata la presentazione di questo Consiglio regionale straordinario, nessuno immaginava la necessità per il governo di intervenire con una manovra bis. Una manovra bis che, per quanto non sia stata ancora studiata e approfondita in tutti i dettagli, comunque sembra prevedere una ulteriore pesantissima penalizzazione per i territori. Si parla di 6 miliardi di tagli di trasferimenti al sistema delle autonomie locali, si parla di 1 miliardo di tagli di trasferimenti alle regioni e si parla, e questo tocca proprio l'argomento che abbiamo all'ordine del giorno, dell'anticipazione al 2012 del taglio sui fondi FAS previsti per il 2013. Quindi è chiaro che in un contesto come questo parlare di infrastrutture e di risorse disponibili per gli investimenti vuol dire parlare della vita stessa della nostra società, della nostra comunità e del nostro sistema produttivo. Io ho fatto i conti della serva e ho immaginato che in Abruzzo ci saranno trasferimenti tagliati, tra trasferimenti da fare agli enti locali e trasferimenti alla regione, di circa 150-200 milioni di euro come effetto diretto ed immediato di questa manovra. Noi, caro Presidente, sappiamo bene che la quota di competenza dell'Abruzzo per i fondi FAS non può essere rubata da nessuno, ma siamo altrettanto consapevoli del fatto che il fattore tempo rappresenta in un momento così difficile un aspetto di competitività del sistema regionale assolutamente importante. Il fattore tempo non è indifferente. Se altre regioni in questi momenti aprono i cantieri e consentono alle loro imprese e ai loro cittadini di lavorare, mentre l'Abruzzo attende ancora che il CIPE e il governo dia il via libera allo sblocco di fondi, questo aspetto non è irrilevante, ma è assolutamente rilevante rispetto alla produzione del PIL, alla produzione della ricchezza, alla liberazione di quelle risorse economiche dalle quali può dipendere l'economia e il futuro della nostra regione. Io non ho affatto apprezzato le sue dichiarazioni e le sue risposte, perché non fanno altro che riprodurre un copione, una specie di telenovelas, che ci ha accompagnato negli ultimi 3 anni. Io voglio dedicare una parte del mio intervento, del mio spazio, proprio per ricordarle come questo rapporto tra lei e il governo della filiera, messo in relazione al problema infrastrutture e fondi FAS, rappresenti una vera e propria telenovelas che inizia il 12 dicembre del 2008 al Pala Tricalle. 3 giorni prima delle elezioni il Presidente del Consiglio Berlusconi, davanti a centinaia di imprenditori festanti, annuncia per il mercoledì successivo una riunione del CITE con 16 miliardi e 700 milioni di euro da sbloccare per infrastrutture e con la capacità di dare tutte le risposte che interessano, con particolare riferimento al tracciato della ferrovia Pescara-Vezzano-Roma, in quel CITE. Il CIPE si riunisce il mercoledì successivo alle elezioni, ma per l'Abruzzo non viene destinato neppure un centesimo, mentre l'Abruzzo viene preso in grossa considerazione quando il governo è chiamato ad emanare il decreto per togliere l'ICI sulle abitazioni di lusso, perché il decreto per togliere l'ICI sulle abitazioni di lusso viene finanziato con i 160 milioni di euro che il governo Prodi aveva stanziato per la velocizzazione del tracciato ferroviario Pescara-Roma. Quindi non solo la promessa del 12 non è stata mantenuta, ma anche quel poco, certamente insufficiente, ma comunque un poco, una parte significativa che il governo Prodi aveva inserito, è stata tolta per finanziare l'abolizione dell'ICI sulle case di lusso. Questa situazione paradossale va avanti nel tempo, nel senso che se il 12 dicembre c'erano elezioni regionali del 15 dicembre, a maggio c'erano i ballottaggi per le amministrative, allora ecco che il Presidente, che adesso si è alzato, ritorna a riunirsi con i rappresentanti del governo, nuova intesa, nuovo protocollo, nuovi spot elettorali, nuove pagine sui giornali, nuove interviste televisive, 7 miliardi di euro di protocollo per le infrastrutture pronte, cantierabili, da spendere in un tempo ragionevolmente breve. Anche quello uno spot, perché immediatamente dopo il ballottaggio delle elezioni amministrative di quei soldi non c'è più traccia. Poi il 7 agosto il Presidente Chiodi ha confermato l'impegno di 7 miliardi, ha precisato
che questi 7 miliardi sarebbero stati spesi nel triennio, ha individuato le priorità, il porto di Ortona, 60 milioni di euro, di cui 10 per il dragaggio, 2.000... Vabbè, io sono tutti appunti che ho preso dalle sue dichiarazioni virgolettate, quindi non sto parlando di suggestioni, sto raccontando fatti, esattamente fatti. 2.000 milioni per il potenziamento del sistema ferroviario e il solito interessamento alla pedemontana Abruzzo e Marche. Il 5 di settembre annuncia per la prima volta la costituzione del tavolo di monitoraggio, che avrebbe dovuto svolgere il compito di analizzare, monitorare, stimolare e imprimere le necessarie accelerazioni ai processi di impegno e di spesa dei fondi per il FAS. Il 30 e il 31 ottobre del 2009, parliamo di una vita fa, di 2 anni fa, lei si impegna ufficialmente a produrre entro il 28 novembre del 2009 per ogni opera indicata nell'atto aggiuntivo lo stato di avanzamento e l'indicazione della relativa copertura. Passano 3 mesi, 4 mesi e il 13 gennaio del 2010 l'Italia dei Valori, dopo 2 anni di sostanziale latitanza rispetto a questi procedimenti, a questi processi, presenta un'interrogazione che non produce nulla. Lei nel frattempo il 7 di marzo del 2010 dichiara le stesse cose che aveva dichiarato 7 mesi prima, cioè che è pronto il tavolo di monitoraggio che svolgerà quelle funzioni di controllo e di stimolo delle quali vi ho parlato prima. Dopo 5 mesi, a settembre, il ministro annuncia che il ministro Fitto ha chiesto solo piccoli correttivi. E il ministro Fitto, che evidentemente le fa da sponda in tutte le occasioni in cui è in difficoltà, il ministro Fitto dichiara in quell'occasione che a settembre 2010 si sarebbe tenuta una riunione ad hoc del CIPE destinata esclusivamente dall'Abruzzo. Una singolare coincidenza, perché anche adesso il ministro Fitto, facendole quasi un gioco di sponda, ha respinto le critiche dell'opposizione dicendo: non vi preoccupate, perché a settembre del 2011 ci sarà questa famosa riunione del CIPE destinata espressamente dall'Abruzzo. Ma questo non è tutto, perché poi ci sono altri aspetti, non posso citarli tutti perché avrei bisogno di ore e ore, ma il 28 luglio dell'anno scorso rilascia una dichiarazione che ricorderà sicuramente, perché susciterà reazioni. Il 28 luglio lei dichiara che tra le regioni del sud interessate alla realizzazione del piano per il sud, la regione Abruzzo è quella che si trova meglio in termini di presentazione dei progetti e in termini di opportunità di raccogliere queste risorse. Quindi il 28 luglio, lo dichiarerà altre centinaia di volte, Presidente, ma il 28 luglio ufficialmente dichiara che l'Abruzzo è parte integrante del piano per il sud. Ma lei non lo dichiarerà solo il 28 di luglio, Presidente, perché ha partecipato a giugno dell'anno scorso alla riunione ufficiale, è pubblicato l'esito di questa riunione sul sito del ministro Fitto, nella quale concorderà insieme alle altre 8 regioni del Mezzogiorno le misure e le iniziative intraprende con il governo per ottenere questi finanziamenti. Il ministro Fitto, nella presentazione del piano per il sud, dichiarerà espressamente che il piano per il sud è finanziato anche dai FAS destinati all'Abruzzo e dichiara espressamente e formalmente che l'Abruzzo è parte integrante del piano per il sud. Ma anche lei il 4 di luglio, quando riunisce la sua giunta per apportare i correttivi al FAS, dichiara nella delibera di giunta, se la vado a leggere, il 4 di luglio, che è necessario un adeguamento normativo e strutturale per rendere coerente la proposta dell'Abruzzo con il piano per il sud. Quindi lei decine e decine di volte dichiara e riconosce che l'Abruzzo ha molto da aspettarsi al piano per il sud, è parte integrante del piano per il sud. Io non mi ricordo tutte le volte che l'hai detto, adesso mi viene in mente il potenziamento del tracciato ferroviario Pescara-Roma. Lei ha dichiarato insieme al ministro Matteoli, c'era l'assessore Morra, che le risposte per le infrastrutture per l'Abruzzo e segnatamente per il potenziamento e il collegamento alla ferrovia sarebbero arrivate al piano per il sud. E insomma, Presidente, lei, dopo che per un anno ha dichiarato centinaia di volte, peraltro è negli atti, perché anche nella delibera CIPE del 2011, se la vado a leggere, l'Abruzzo è tra le 8 regioni per il Mezzogiorno interessate al piano per il sud, dopo che lei adotta atti deliberativi nei quali riconosce l'esigenza di adeguare la programmazione al piano per il sud, rilascia dichiarazioni, partecipa alle riunioni ufficiali con il ministro Fitto, firma i protocolli delle regioni per il sud, rilascia dichiarazioni anche dopo il 3 di agosto a nome delle regioni che partecipano al piano per il sud, lei il 4 o il 5 di agosto attacca l'opposizione dicendo: l'opposizione è infingarda, è amorale
perché finge di non sapere che l'Abruzzo non ci azzecca niente con il piano per il sud. E allora qui o siamo tutti impazziti o probabilmente lei, caro Presidente, quando si trova in condizioni di particolare difficoltà non è in grado di essere lucido e si attacca alla prima scusa possibile. Io le cose che le ho detto non sono suggestioni personali, ma sono rappresentazione oggettiva di fatti, di documenti ufficiali del governo, del CIPE, di atti del ministro per i rapporti con le regioni e anche di atti deliberativi della regione Abruzzo. Quindi, caro Presidente, io perché ho voluto fare questa ricostruzione storica di questi 3 anni? Poi la illustrazione del documento la lascio al mio collega Cesare D'Alessandro nell'intervento che è riservato anche a lui. La voglio fare perché credo che forse la prima esigenza per la nostra regione sia quella di commissariare il commissario. Forse lei è costretto, ma glielo dico senza tono polemico, forse lei non è in grado di seguire tutto quello che sta seguendo. Io immagino anche che la sua struttura possa accusare qualche defaianza, ma la cosa che oggi non può più permettersi, caro Presidente, è quella di dare la colpa agli altri. Questa situazione, questo approccio lo ha potuto avere a dicembre del 2008, a gennaio del 2009, tutto il 2009, tutto il 2010, ma alla fine del 2011 non può continuare a dire che l'opposizione è in fingarda perché dichiara che l'Abruzzo nel piano per il sud quando non c'è, quando 20 giorni prima ha fatto la delibera per adeguare i FAS al piano per il sud. Non può dire che l'opposizione è amorale perché finge di non sapere che a settembre ci sarà una riunione del CIPE appositamente destinata all'Abruzzo, quando sono 3 anni che lei, ministro Fitto, ci dite che a settembre 2009, settembre 2010, settembre 2011 ci sarà la riunione del CIPE. Io so bene che i fondi per l'Abruzzo non saranno toccati, ma in questo momento di difficoltà drammatica so anche che prima si prendono i soldi e meglio è, perché qui c'è il rischio che, così come il governo 3 giorni fa ha deciso di anticipare i tagli al 2012, tra poco colpisca a piene mani i fondi FAS e determini ulteriori riduzioni. E allora le regioni che si sono beccati i soldi, che hanno impegnato la spesa e che hanno avviato i cantieri, si troveranno in una condizione di straordinario vantaggio rispetto a una regione come l'Abruzzo, che da 3 anni si gira i pollici, perché non possiamo negare questa circostanza. Da 3 anni ci giriamo i pollici, non arriva un centesimo. E dal mio punto di vista, mi permetto di dire anche questo, sapendo che probabilmente non raccoglierà il consenso di tutti, io credo anche che l'errore sia stato quello di presentare un progetto, una progettazione che disperde in mille rivoli le risorse. Probabilmente lo Stato, il CIPE, il Ministero si aspettava dall'Abruzzo una maggiore capacità di scelta, di individuazione di 3, 4, 5 assi strategici. Io penso alla Pedemontana, al collegamento ferroviario Roma-Pescara, al porto di Ottona, a qualche altra cosa e basta. E vabbè, ma ce ne sono decine, ne sono 3, 4, ma anche in parte, anche per lotti, anche per tranche. Lei, Presidente, all'inizio del 2009, quando Berlusconi si è rubato le risorse per le infrastrutture in Abruzzo per finanziare l'eliminazione dell'ICI sulle case dei miliardari, è stato un furto perpetrato ai danni dell'Abruzzo, lei ha detto la colpa è del centro-sinistra che non ha fatto progetti. Io in pochi mesi presento i progetti e ripristino i finanziamenti, sono passati 2 anni e mezzo, lei purtroppo ha fallito su tutta la linea, Presidente, e il problema è che i suoi fallimenti hanno un riflesso immediato sull'economia di una regione che è in crisi drammatica. Una crisi ulteriormente aggravata dalla condizione di difficoltà mondiale, da una manovra e da altre manovre che probabilmente ridurranno ancora di più i trasferimenti. Io le dico, Presidente, se lei non ce la fa, ed è questo il succo anche della proposta che io voglio avanzare, che si differenzia in parte da quella del collega D'Alessandro del Partito Democratico, si avvalga della collaborazione del Consiglio regionale, si avvalga della collaborazione dei parlamentari che siedono nelle commissioni bilancio della Camera e del Senato e che hanno la possibilità di manipolare in anticipo attraverso la supervisione e l'esame dei documenti di programmazione dello Stato, hanno la possibilità di valutare e di monitorare in anticipo quello che può accadere e può interessare la Regione nei mesi successivi. Evitiamo di affrontare il futuro così come abbiamo affrontato il passato, evitiamo di leggere sui giornali che si riunisce il CIPE per il piano per il sud da 1.300.000.000 al Molise, che c'ha un quarto della popolazione dell'Abruzzo, e da 0 euro alla nostra Regione. Io vorrei evitare tutto questo, perché i suoi insuccessi purtroppo sono insuccessi di tutta la comunità abruzzese e in questo momento non ci consentono nemmeno di gioire. Per questo le dico, Presidente, di accogliere
la mia proposta, che è una proposta di, non dico di supplenza, ma di aiuto, di contributo. Costruisca un tavolo politico però, perché i tavoli troppo partecipati, con 10, 20, 30, 40, 50 sigle, diventano inevitabilmente una camera di compensazione di interessi corporativi troppo specifici, troppo piccoli e troppo irrilevanti rispetto ai bisogni dell'Abruzzo. Si assume la responsabilità di guidare questo processo e vedrà che in questa occasione avremo anche la capacità di ringraziarla e di riconoscere i suoi meriti. Grazie.